Anche quest'anno, in occasione della festa del patrono di Deruta, festa dei ceramisti, la Fondazione Moretti è presente con il suo appuntamento annuale più importante, un appuntamento che ormai tutti gli anni contraddistingue e diventa l'evento clou di questa manifestazione. La Fondazione quest'anno, proseguendo sulla falsariga di quello già iniziato lo scorso anno con il maestro Ceccobelli, abbiamo ospitato quest'anno Tommaso Cascella. Tommaso Cascella che nell'intendimento della nostra fondazione, di quello che era poi la collaborazione stretta che c'è con l'antica Deruta, la casa madre, diciamo, che è quella che poi che produce le ceramiche artistiche e che le esporta in tutto il mondo, è quello di poter rendere sempre più sinergico il connubio fra artista, design, con il mondo produttivo. L'anno scorso ho iniziato questa collaborazione con il maestro Ceccobelli e proprio continuando quello che era il nostro intendimento, quest'anno Tommaso Cascella. Tommaso Cascella è un ceramista che si esprime a tutto tondo, capace, conosce la materia. Dalla collaborazione con lui sicuramente può nascere un connubio interessante perché capisce i segreti dell'argilla, impasta i colori, conosce tutte le tecniche dell'ingobbio, quindi ha operato con i nostri artigiani come se fosse sempre stato qui. Quindi per noi questo è importante perché presentiamo degli oggetti che sono degli oggetti frutto di una sperimentazione applicata alla produzione di ceramiche artistiche, quindi realizzata nei nostri laboratori, con le nostre strutture, con i nostri artigiani, usando la nostra creta, i nostri colori. Per noi è importante perché noi vogliamo rendere la nostra produzione, quando dico nostra in questo caso la produzione dell'antica Deruta, che noi, per noi che è sempre di proprietà della famiglia Moretti, delle volte diventa un connubio inscindibile, però vogliamo nel presentare le nostre collezioni, rendere sempre più uniche e particolari, avere il supporto di questi artisti, questo supporto che ci porta novità, innovazione, il non aver paura di rischiare, di presentare colori diversi, tecniche diverse, di non aver paura proprio di sperimentare tutto quello che può essere un disegno diverso, una tradizione diversa, e lo scambio della conoscenza che sia tra l'artigiano e gli artisti è molto molto importante. Abbiamo voluto questa collaborazione con Tommaso Cascella, l'abbiamo fortemente ricercata e devo dire con risultati appaganti per entrambi, perché il maestro è rimasto molto molto soddisfatto di questa collaborazione, dell'approccio con cui abbiamo presentato questa collezione, che poi è stata raccolta in un catalogo come sempre della collana ormai della Fondazione, che ogni anno tutti i pezzi vengono fotografati, vengono messi in un catalogo. Sarà anche fruibile poi online sui nostri siti, con le nostre newsletter, quindi cerchiamo di dare un respiro anche nazionale e internazionale a questi eventi. Quindi ancora una volta siamo attenti all'arte, vogliamo salvaguardare la tipicità della nostra produzione, essere diversi, produrre collezioni diverse e avere il coraggio di essere sempre all'avanguardia, senza aver paura di sperimentare, in modo da potersi sempre affermare nei mercati contemporanei italiano, internazionale, tutte le fiere a cui partecipiamo con maggiore rinnovato successo. Vedo questa produzione di Tommaso Cascella, uno scultore ben noto nella storia dell'arte, e quindi guardo con interesse perché devo cercare di intuire un po' il valore espressivo anche in funzione religiosa, non soltanto in funzione così estetica o genericamente artistica, quindi in funzione religiosa perché per l'uomo semplice, ma allo stesso tempo credente, è necessario che il segno parli. Ecco, e allora deve avere un linguaggio, deve esserci ovviamente una certa direi comprensione tra il
ricevente e colui che, no? E colui che trasmette, in maniera che ci sia la capacità di comprendere un particolare messaggio che giunge. Questo è certamente una grossa responsabilità per l'artista, ma è anche per la Chiesa committente una necessità, perché le opere devono appunto parlare al linguaggio dei poveri, dei semplici soprattutto, non soltanto il linguaggio dei colti. Ecco, mi sembra che sia un po' una chiave di lettura per poter accogliere le varie capacità linguistiche ed espressive di tutte le varie forme d'arte all'interno del momento del culto, perché il momento religioso è sempre un atto di lode a Dio, alla benedizione, alla magnificenza di Dio. Questa mostra fatta dalla Fondazione Moretti, poi fatta nella ceramica, antica ceramica Moretti, è un momento di riconciliazione tra me e la terracotta, perché avevo passato un periodo un po' di abbandono e quindi ho ripreso il filo della memoria, perché io poi vengo dal mio papà, Pietro Cascella, era un bravissimo ceramista degli anni 50, adesso la pietra, però ha iniziato con la ceramica, e la ceramica trovo che sia un materiale molto molto suggestivo, molto intrigante e anche un po' difficile da lavorare. Tutte cose molto accoglienti, degli oggetti infatti per un uso, quasi un uso domestico, quest'arte, la famosa arte applicata, che poi è l'arte senza tempo, è l'arte di tutti i musei, abbiamo quest'arte applicata, perché poi il museo etrusco è pieno di vasi che servivano per mangiare, per bere, e quindi ho voluto continuare in questa tradizione, mettendo anche dei tavoli di ceramica, mettendo dei piani che sono in realtà dei quadri, però l'idea di mangiare sul mio lavoro, sul mio quadro, mi intriga molto, mi piace, trovo che sia un bel contatto con l'arte. Devo ringraziare il maestro Tommaso Cascella, che ha avuto l'amabilità e la cortesia di darmi parte del suo tempo, e come sapete i grandi artisti hanno un tempo che gli sfugge, perché è un tempo prezioso. Ha voluto cimentarsi con la nostra creta, con i nostri colori, aveva qualcosa di conoscenza non so quanto tempo fa, ma qui ha vissuto momenti di particolare fervore, perché ha trovato un ambiente sano, predisposto, accogliente. Parlo dei miei collaboratori, ai quali inizialmente do subito un ringraziamento per avermi dato la possibilità anche quest'anno di fare questa mostra. È ormai nelle abitudini di questa azienda celebrare una ricorrenza di Santa Caterina con una mostra. Noi abbiamo una fondazione che deve qualificare il nostro prodotto, una fondazione che deve salvaguardare e deve incentivare con la ricerca del meglio, del bello. Perché siamo consapevoli che Deruta ha una forte attrattiva per il bello, l'ha avuta sempre nella storia. Non può perdere questa attrattiva. Sono momenti di particolare disagio. Io e i miei colleghi fabbricanti passiamo un momento di crisi spaventosa, perché non ci mancano la volontà di lavorare, forse ci mancano le idee appropriate per un mondo, per una civiltà che cambia continuamente, che si è posizionata su valori diversi, che non sono i nostri valori formativi, sono valori che qualche volta non riusciamo a comprendere. E allora la ricerca per un rinnovamento parte dalla consapevolezza che i nuovi artisti, sul modello del Cinquecento, quando andavano nelle varie botteghe artigiane, ci devono imparare, devono seminare sul nostro mondo operativo nuovi concetti, nuove immagini, un sagomario diverso, tavolozza di colori che diano un mondo più aggiornato. Deruta ha dei momenti di disagio, perché forse la sua tavolozza
è un po' demodé, non siamo più appetibili, cioè, i mercati non è che ci aspettano come una volta, li dobbiamo sollecitare con fatica per portare un messaggio che se è quello vecchio la gente storce la bocca e se ne va. È triste dire questo, ma noi sappiamo, consapevoli, e siamo soprattutto consapevoli che la nostra storia ha un valore che ancora può essere speso, ma deve essere speso con un aggiornamento stilistico rinnovato. Ecco perché ricerco gli artisti, ma quelli affermati. Io pubblicamente devo ringraziare il maestro Cascella che ci ha dato l'onore, che mi ha permesso di segnare negli artisti che hanno frequentato questa azienda un altro nome prestigioso, e di questo gliene sono grato. Ringrazio anche la mia famiglia che mi permette allora ed ancora con queste mie idee di scombussolare i piani operativi dell'azienda. Non è facile mettere in piedi una mostra e non è facile sacrificare una settimana di tempo nel lavoro che deve scorrere perché ha dei costi, perché ci sono i problemi, non sto qui a negarvi. Era solo per dirvi che questa mostra è la nostra soddisfazione, la mia personale, ringrazio la famiglia, i miei figli, mia moglie che mi sopportano perché io ho questa passione, il rinnovamento, anche perché vezzosamente vorrei dirvi che non vorrei inventarmi mai, allora la ricerca del nuovo è una spinta costante e mi illudo che con gli artisti si possa tornare a essere felici. L'amministrazione comunale è veramente grata alla Fondazione Moretti che ogni anno con il proprio lavoro, con la ricerca spasmodica, l'innovazione, fa di Deruta la capitale dell'artigianato artistico a livello regionale e nazionale. Naturalmente per me è un onore anche conoscere il maestro Cascella, naturalmente che è qui con noi e che con le sue opere produce quell'elemento di innovazione che fa sistema. Ecco, quello che un'amministrazione comunale può al suo insediamento è quello di far sì che in un momento di difficoltà tutti, dall'elemento innovativo all'elemento naturalmente del classico e artistico, si trovino le condizioni per poi mandare un messaggio che fa sistema all'esterno. E la Fondazione Moretti, insieme ad alcuni altri e ai familiari, alcuni imprenditori, provano a far sì che la relazione di rilancio sia sistematica e punti all'elemento di qualità. Naturalmente la qualità è in coniugazione dell'arte e dei maestri dell'arte che insieme possono darci un messaggio tra la loro ricerca tecnica, scientifica, dei materiali, anche dei colori, come in questa bellissima rappresentazione, può questo rindurre il consumatore a scegliere di nuovo la ceramica come elemento del proprio arredo, della propria cultura e della propria storia. Venendo in questa galleria, in questa fondazione, si respira l'aria della ricerca, come pure girando anche le vie del paese, della città, del Museo Regionale della Ceramica e dei luoghi comuni dove il lavoro, la laboriosità degli artigiani, dei lavoratori dipendenti, anche naturalmente l'innovazione degli artisti, può riportare a quel rilancio storico e culturale di cui Deruta ha bisogno e di cui il sindaco assolutamente è certo che ciò avverrà nel breve. Quindi grazie alla famiglia Moretti e al maestro Cascella che si onora della sua visita. La prima considerazione che mi viene in mente è quella di ricordare un po' le cifre di questa realtà derutese, dell'antica Deruta, e le cifre di questa esperienza della famiglia Moretti, di Alviero, della sua famiglia, sono all'insegna dell'intelligenza, perché senza intelligenza non si coniuga, non si sposa l'artigianato con l'arte, e la Galleria Moretti lo fa da tanti anni con intelligente circospezione e un'intelligente ricerca. L'altro elemento importante direi che è il coraggio. Il coraggio con cui questa azienda, questa impresa, dialoga con gli artisti contemporanei, che è sempre un'avventura, è sempre una caduta libera, perché i problemi dell'arte contemporanea sono tanti
e qualche volta trattando con artisti contemporanei si va addirittura contro il mercato, consciamente o inconsciamente. L'altro elemento importante dell'esperienza morettiana e derutese è la curiosità. La cosa che ci ha impressionato, e arrivo all'epilogo di questo frammento oratorio, è la serie dei San Giovanni de Collato. Una cosa che mi ha impressionato, perché è un'esperienza a cavallo fra iconico e aniconico, come la mostra sta a dimostrare, e questo San Giovanni de Collato mi ha impressionato perché è ironico e tragico insieme, ed è un po' l'esperienza che mi ha ricordato un famoso racconto tedesco di uno scrittore tedesco, Chamisso, che si intitola La meravigliosa storia di Peter Schlemihl, il quale era un poveretto, insomma, povero, di danaro, il quale a un certo punto viene avvicinato da un signore, che intuitivamente è il diavolo, il quale gli propone di comprargli l'ombra e diventa ricchissimo. Però appena ha venduto l'ombra, non ha più l'ombra, non esiste più e tutti lo allontanano e poi si riscatterà. Ecco, questo San Giovanni de Collato mi ha ricordato questa vendita dell'ombra, in questo caso questa vendita, no, della testa. E quindi ecco, lo ringraziamo molto, così come ringraziamo Alviero Moretti, la sua famiglia e tutti voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi. Grazie. È una mostra che ha dei momenti, come dire, anche difficili, duri, ci parla della morte, ci parla di un segno del genere, ma anche dei momenti molto allegri, questa scala, la fontana, gli altri piatti, eccetera, ed altri più misteriosi, no? I numeri scaramantici, il segno del serpente che mangia la sua coda, l'infinito, eccetera, che aprono nuovi segnali. È sicuramente una mostra molto bella, che forse si poteva fare soltanto in un luogo come questo, come Deruta da una parte e l'Antica dall'altra, che sicuramente indicano una strada, no? La strada in cui l'intellettuale e l'artigiano possono collaborare, il grande artista, cosa che è avvenuto anche nel passato. Non lo dimentichiamo mai che forse i momenti più belli dell'esperienza dell'Umbria sono stati proprio questi, quando è arrivato il Perugino, è arrivato il Pinturicchio e hanno lavorato con le maestranze locali per dare un segnale nuovo a tutto quanto il paese. E il bello salverà il mondo, di questo ne siamo tutti quanti consapevoli, e quindi grazie a Tommaso che ci ha dato questa bella opera. Addirittura come il Salvatore, non esageriamo. Io vi ringrazio tutti quanti, tanto siete tanti, siete venuti, è stata una bellissima esperienza, credo che andrò avanti in questa ricerca, anzi con Moretti faremo altre cose ancora più impegnative. Non posso dimenticare di ringraziare la presenza di tanti amici importanti, c'è tutto il mondo culturale che mi onora della sua stima, lo ringrazio, e voglio anche ringraziare insieme ai miei collaboratori tutti, anche gli amici della Confartigianato, ovvero qui il direttore, il segretario, tutto lo staff. Per me è un piacere e un onore avere la loro attenzione. Io vengo da quella famiglia, sono un artigiano timbrato così da tanti anni. Ringrazio ancora di più, fatemelo fare, professor Bogliani, uno delle firme più prestigiose. Quando si parla di Maiorica, storicamente è una firma che vale, e io lo ringrazio perché è venuto da tanto lontano, viene da Pesaro, forse ancora più lontano. Con un applauso, grazie professore della tua presenza.